Lei ha detto la siderurgia porta alta la bandiera del tricolore, io sono felicissima di questa cosa. Quando tanti anni fa, quando ero presidente di Federacciai, quasi nessun politico aveva creduto, no, nella siderurgia italiana, consigliandoci di comprare all'estero, e forse qualche politico, ha sempre detto lei, quest'oggi dovrebbe chiedere scusa. Io ripeto, ho fatto 10 anni presidente di Federacciai, per cui nei miei primi anni mi trovavo di fronte anche una parte della politica, per fortuna non tutta, una parte della politica che non credeva nella siderurgia nazionale, credeva in questi grandi gruppi a livello mondiale, mentre invece non credevano, non hanno avuto la forza di credere che invece l'acciaio tricolore è ancora un acciaio vivo. Noi siamo i secondi produttori a livello europeo dopo la Germania, ma abbiamo la cultura, le grandi tradizioni. E abbiamo una cultura e grande tradizione non solo, non tanto della grande impresa, ma abbiamo una cultura e tradizione anche della piccola impresa, piccola siderurgia, che ovviamente ha delle grosse sfide di fronte. Ecco il motivo per cui ho fatto un po' un appello anche a tutta la gente che c'era qua, perché siccome che siamo alla 7ª edizione di Medistil, e mi permetto di dire, io le ho vissute tutte, o no, prima come presidente di Federacciai, oggi evidentemente come Feralpi, come presidente di Feralpi, mi sono sentito in dovere, forse così, di creare anche un momento per loro, ecco, di ringraziarli di questo. E in questa edizione, nel 2017, si è parlato tanto di innovazione, di green, ma soprattutto di cultura. Sì, è una cultura, perché noi abbiamo davanti delle sfide determinanti per quello che sarà il mondo. La globalizzazione ci ha portato a cambiare i nostri asset di vita all'interno dell'azienda, di organizzazioni, e è cambiato molto anche le nostre competenze, il nostro personale, cioè il nostro patrimonio, che è il patrimonio umano. Su questo noi dobbiamo continuare a investire, o no, specialmente per quello che riguarda i giovani, cercando di investire sulla scuola, perché qui bisogna assolutamente che la scuola, intendo dire università, istituti tecnici, scientifici, siano vicini all'impresa. L'impresa deve andare vicino agli istituti tecnici e all'università.